Continuiamo il nostro stare insieme in questo venerdì 27 gennaio e cambiamo totalmente argomento perché vogliamo parlare della Giornata Mondiale della Gioventù di Lisbona e ho in collegamento telefonico per noi Don Michele Falabretti, responsabile del Servizio Nazionale della Conferenza Episcopale Italiana per la Pastorale Giovanile. Buongiorno Don Michele, ben trovato. Buongiorno, buongiorno a te, buongiorno a tutti. Allora, Don Michele, pochi mesi, dunque, 1-6 agosto, le date ecco, cerchiate in rosso per questa giornata mondiale della gioventù che si terrà a Lisbona. Papa Francesco pochi giorni fa ha cominciato, potremmo dire, a scaldare i motori ecco, riguardo a questo appuntamento, rivolgendosi direttamente ai giovani con un video messaggio. Prima di commentare le sue parole, Don Michele, ecco, come si sta preparando la Chiesa italiana a questo importante appuntamento? Ma, da una parte c'è un grande fermento in tutte le diocesi, cioè le diocesi italiane hanno fatto la proposta, si sono mosse, stanno organizzando il viaggio. Dall'altra ci rendiamo conto che ci troviamo di fronte a una situazione un po' nuova rispetto alla storia delle GMG, perché le GMG sono state una successione, una lunga cavalcata negli anni. Oggi la GMG di Lisbona per noi italiani arriva praticamente dopo 7 anni, perché l'ultima è stata a Cracovia nel 2016, poi ci fu Panama, ma per il periodo era gennaio, andarono davvero pochi ragazzi e quindi diciamo che il numero consistente dei ragazzi tornerà quest'anno nel 23. Dopo 7 anni, non c'è mai stato un intervallo così lungo tra un'esperienza e l'altra. E soprattutto la GMG che arriva è il primo raduno internazionale dopo l'esperienza della pandemia, quindi noi ci troveremo di fronte a dei giovani diversi. Noi abbiamo, non so, direi per semplificare un po', per farmi capire subito, dei ragazzi magari un po' meno spensierati di quelli che li hanno preceduti nelle altre edizioni. E la domanda allora sorge spontanea, Don Michele, quale GMG sarà dopo l'esperienza della pandemia? Sono passati ecco pochi anni, ma sembra di aver fatto radicalmente un salto d'epoca, ecco, potremmo dire così. Quale GMG sarà lo vedremo ovviamente, dobbiamo viverla e osservare e capire che cosa accade, però non possiamo e non dobbiamo aspettare di vedere che cosa succede, sarebbe interessante cercare di preparare questa esperienza al meglio e quindi mi verrebbe da dire appunto cercare di capire i ragazzi, ascoltarli, cercare di vedere che cosa hanno dentro, che cosa si aspettano, si possono aspettare loro da un viaggio, che cosa possiamo far capitare durante un viaggio e quindi ecco. Tutto un work in progress, potremmo dire così. Papa Francesco ha voluto, come al suo solito, ecco, lanciare delle suggestioni nell'ultimo videomessaggio che citavo ecco, all'inizio riguardo a questo appuntamento importante. In particolare li ha esortati, i giovani, ad imparare a guardare sempre l'orizzonte, a guardare sempre oltre e soprattutto a non costruire un muro davanti alla vostra vita, alla vita dei giovani. I muri chiudono, l'orizzonte fa crescere. La domanda che vorrei farti, Don Michele, è come si sfidano, ecco perché è una sfida se vogliamo, come si incoraggiano i giovani a guardare e anche a scavalcare l'orizzonte, andare oltre ciò che è meramente visibile. Ma noi oggi non possiamo più parlare così a grandi linee, direi che il primo passo è sempre cercare di capire da dove partiamo, se prima ho accennato a una condizione comune come può essere l'esperienza della pandemia, poi però mi viene da dire che ogni territorio ha delle storie davvero diverse. Se io penso alle differenze tra il nord e il sud dell'Italia, tra i giovani che vengono da aree metropolitane, da giovani che vengono invece da aree
più, così, più disperse, di centri piccoli, di paesi piccoli, tra luoghi dove i fuori sede sono la maggioranza che studiano e luoghi invece dove i ragazzi hanno l'università a portata di mano, tra luoghi dove il lavoro è accessibile, c'è, e luoghi dove il lavoro è un sogno da rincorrere magari per lungo tempo. Ecco, ho fatto un elenco di differenze che segnano molto la vita e la condizione iniziale dei ragazzi. Quindi se io parlo di orizzonte, devo pensare che l'orizzonte cambia a seconda del punto di partenza. Quindi è chiaro che il Papa parla di un orizzonte di respiro, parla del coltivare il desiderio di avere uno sguardo che non chiuda la vita dentro delle piccole cose. Però appunto la prima condizione per risvegliare questo desiderio è partire dalla condizione dei ragazzi. Quindi rileggere lì dentro quali possono essere le strade, le mete, che cosa significa poi questa espressione così suggestiva del Papa, che però va declinata, bisogna riappropriarsene, bisogna farne oggetto di riflessione. Qui io credo che la comunità cristiana, che gli adulti abbiano davvero il compito di interrogarsi un po' anche su se stessi, perché è ora di finirla davvero, di pensare di dover far camminare i giovani senza pensare nello stesso tempo che anche gli adulti hanno bisogno di coltivare questo orizzonte. E Don Michele, le parole che hai appena pronunciato mi riportano alla mente il discorso che Papa Francesco ha fatto il 18 aprile dello scorso anno, 2022, era il lunedì dell'Angelo, la cosiddetta Pasquetta, ecco, di fronte a 80.000 giovani italiani radunati a San Pietro nell'abbraccio del Bernini, un evento straordinario, potremmo dire una sorta di prova generale ante litteram della GMG. Ecco, quale seguito ha avuto quell'incontro e quali frutti sono maturati? Io dico sempre che i frutti sono delle cose molto, molto difficili da valutare, da pesare, anche perché io penso che i frutti siano sempre delle cose che maturano nel tempo e quindi così difficili da vedere a occhio nudo. Bisognerebbe davvero interrogare i ragazzi e provare ad ascoltarli. Penso che un seguito sicuramente è stato il fatto che le comunità, le diocesi, i territori, le varie realtà ecclesiali abbiano potuto riprendere contatto con la realtà giovanile. Un altro frutto è che Lisbona non è così facile da raggiungere come potrebbe sembrare, però vedo, sento storie di ragazzi, di gruppi che stanno per sobbarcarsi veramente lo sforzo e la fatica di affrontare di nuovo un'esperienza del genere. E quindi penso che almeno a livello pastorale un seguito e un frutto visibile sia la volontà, la capacità di riprendere in mano le fila dell'esperienza di comunità e quindi dell'esperienza della condivisione della fede. Bene, Don Michele, allora io ti ringrazio davvero di cuore per essere stato con noi in questa mattinata. C'è tanto lavoro da fare, abbiamo percepito così dalle tue parole, e ecco, ritienici a disposizione anche per in qualche maniera comunicare quelli che poi sono i vari eventi che ci accompagneranno verso questo altro evento importante che è la GMG di Lisbona. Voglio porre solamente un accenno su una riflessione che hai fatto per chiudere. La preoccupazione più importante non è che la Giornata Mondiale della Gioventù venga bene, ma che i ragazzi facciano un'esperienza significativa per la loro vita. Ecco, potremmo chiudere così la nostra chiacchierata. Grazie di cuore, Don Michele.
Grazie, grazie a voi, buona giornata. Grazie, grazie per essere stato con noi. Noi ci fermiamo per la pubblicità e poi torneremo subito dopo, tra qualche istante, in diretta per parlare di una grande persona che ci ha lasciato un mese fa, ma il cui ricordo è ancora nei nostri cuori. Restate con noi.